Eccoci tifosi rossoblù appassionati Serie C, sono Paul, il nostro consueto appuntamento il lunedì da Leoni. Ringrazio i cuori per essere qui con me e anche Lorenzo. Buonasera Paolo. Buonasera, Buonasera. buonasera, Buonasera. buonasera. Adesso Buonasera a tutti. lanceremo la sigla e poi analizzeremo questa partita agrodolce di Potenza Picerno. Ci siamo, quindi come abbiamo detto c'è anche Lorenzo con noi e partirei proprio da Buonasera. te Lorenzo, questo, dato che noi stiamo già dicendo un po' in studio quali sono i nostri pareri, qual è stato il tuo e secondo te se è veramente stato così determinante quell'episodio del 2-1 o se era nell'aria questo pareggio? Ma secondo me il pareggio del Picerno alla fine è meritato, perché il pallino del gioco l'ha tenuto il Picerno. Ho sentito anche la conferenza di Raffaele che diceva: per 25 minuti abbiamo giocato bene il primo tempo, ma secondo me non c'è stato l'atteggiamento giusto, perché Conferenza se veramente peraltro volevamo, breve. sì, breve, volevamo vincere questa partita, dovevamo entrare in campo in maniera diversa, con aggressione, con passione, soprattutto per far vedere il legame con la città, no? Che nonostante un 5-0 umiliante col Pescara è a Corso Viviani. Eravamo 2205 ieri, quindi Esatto. c'era C'era gente. gente, sì. E diciamo che sul finale potrebbero aver influito i cambi, però non voglio entrare nel riguardo, sinceramente. Su Legittimo e Giampi ci facciamo due domande. Non so Su voi perché come non la siano vedete. entrati. Più Esatto, sì. che altro quello che non ho capito io è, non so se avete notato anche voi, appena è iniziato era il 20esimo, e subito quando c'erano i primi problemi su quella fascia, Raffaele aveva mandato a scaldare Gianfi. Poi è entrato Polito a freddo perché si è riscaldato poco, quindi questo cambio, come hai detto tu, Lorenzo, è un po' strano. Allora, ragazzi, Più che altro, sì, vai dimmi. Mariano, vai, vai. No, c'è da fare una Vai, vai. valutazione. Allora, sono trascorse 19 gare del girone di andata e se non sbaglio 8 del girone di Sì. ritorno, quindi 27 gare, io credo che abbiamo un Sì. quadro della situazione. Questa è una squadra, a questo punto, dico, costruita male. E nel momento in cui la squadra è costruita male, il discorso che faceva Lorenzo, mi aspetto una squadra aggressiva, una squadra... In una squadra costruita male, non giochi male perché non hai la giusta tensione, la giusta aggressività. Giochi male perché probabilmente ti mancano gli uomini giusti al posto Ci sono dei giusto. limiti tecnici, Ci sono secondo dei limiti tecnici, me. Sì. caratteriali. Oltretutto, in una gara dove anche io mi sarei atteso un Potenza aggressivo dal primo minuto, siamo stati in balia del Picerno per 45 minuti. Dire che il Picerno abbia meritato il pareggio non me la sento, perché se ricordate bene, dopo il 2-2 abbiamo avuto due chiarissime occasioni da gol con Murano e quel colpo di testa sul calcio d'angolo. C'era stata un'occasione di Murano con In un contropiede da solo. contropiede. Quindi dire che il Picerno con quei due tiri, di cui uno viziato da Un calcio da episodio. un episodio, un calcio d'angolo, abbia meritato il pareggio, non direi. Diciamo che nel primo tempo il Picerno ha giocato, il Potenza ha difeso, ha giocato male il Potenza, sempre in inferiorità numerica a centrocampo, sempre co con le fasce in grossa difficoltà sia a sinistra dove operava Guerra sia dall'altro lato. Quindi, però, il secondo tempo avevamo, come succede spesso, trovato la dritta. Abbiamo fatto due gol di ottima Grazie. fattura, siamo andati vicino al terzo. Poi è chiaro che questa è una squadra che nel momento in cui sul 2-0 e deve giocare in scioltezza, come potrebbe giocare a un Non certo riesce. punto, non riesce perché Esatto. immediatamente c'è l'episodio che ti cambia la parte, cioè tutto l'aspetto psicologico della partita. Perché sul 2-0 io sono convinto, trascorsi 5-6 minuti e tieni in mano il Attacca gioco difeso e quell'attacco prendi quel iniziale. gol. Perché? Perché?
anche lì inesperienza, sei calciatori che vanno a discutere con l'arbitro, nessuno che va a difendere la palla sul calcio d'angolo in attesa che la difesa si piazzi. Sono quegli episodi che poi ti stravolgono, perché nel momento in cui vai sul 2-1, la squadra immediatamente perde Si tutti i dissolve, sì. riferimenti, le sue sicurezze. E lì c'è l'intervento dell'allenatore che però deve tamponare situazioni che non sempre sono facilmente tamponabili, perché mi domando, sto prendendo forse troppo la parola, No, fai, ma andiamo. la nostra campagna cosiddetta di rafforzamento di gennaio è stata realmente una campagna di rafforzamento, di miglioramento dei valori di questa squadra? O è stato semplicemente un prendere dei giocatori al posto di altri? Cioè Cittadino al posto di Allora, Sandri, Sbraga, svincolato, Sbraga svincolato Adios che non ha Manovic, 90 minuti, Adi Rocchi. Asmanovic, Rocchi che su quattro partite già ne salta due, che non mi sembra un rinforzo, ma mi sembra un giocatore che possa giocare ma senza potenziare l'organico. Cioè noi probabilmente siamo andati sul mercato a prendere giocatori per sostituire i partenti. Quindi Quindi non c'è non ci stata. siamo potenziati, né abbiamo, soprattutto a centrocampo a questo punto, messo i tasselli giusti al posto giusto. Non abbiamo un metronomo di centrocampo, non abbiamo un giocatore capace di cambiare il passo. Se vedete il primo tempo di ieri, eravamo in balia di Gallo, un giocatore normalissimo, non è Sì. un L'88. fenomeno. 88, Ha fatto il bello e Gallo, il cattivo tempo a che la centrocampo. Turris ha mandato via per darlo al Picerno e ieri ha fatto il re del Sì, centrocampo. partitone. Logoluso a correre dietro a questo 88, l'altro cittadino spaesato, centrocampo sempre in. Dall'altra parte a correre anche Allora, vuoto. è anche vero che il Picerno forse l'unica mossa che doveva fare, che ha fatto in modo ovviamente ottimale nel primo tempo, è stata quella di bloccare Cittadino a uomo. Potenza, perdendo Cittadino, non aveva un Punto di metronomo riferimento. a centrocampo, perché Logoluso e Talia sono più di contenimento e quindi il pallino del gioco Io inevitabilmente. credo che il metronomo lo puoi fare quando hai un centrocampo numericamente Più forte, giusto? corposo, Sì. più forte Più tecnicamente. forte. Allora c'è chi corre per te e fa il metronomo, ma se il metronomo deve correre dietro agli avversari, come fa a fare come dire, la Quando mente non del hai un centrocampo? centrocampo di qualità. Deve avere un centro. Allora, Steffè, non so, Era ci indisponibile. avrà la bronchite perché comunque Non si è avrebbe. laureato sui social, sono apparse le immagini Sì, della sì, sua sì, sì, laurea, sì, sì. quindi probabilmente circola, però perché non gioca non lo sappiamo. Legittimo, 3 domeniche in panchina, non è in grado di giocare 15 minuti nel suo ruolo naturale al posto di Sbraga. E quindi mi domando, scelta tecnica, scelta obbligata, quella quando Sbraga esce, Perché ma non chiaramente ce la non fa. poteva avere 90 Sì, minuti no. non L'unico avendo. difensore centrale di ruolo, con esperienza, con le caratteristiche di Sbraga, era legittimo. Adesso io che conosco bene mister Raffaele. Allora qua siamo di fronte a due possibilità. O Raffaele in un momento di grande appannamento e non ha letto in quel momento La la partita. partita, è vero che noi ragioniamo a partita finita, risultato Che è più acquisito, facile. è molto più semplice. O ci sono delle dinamiche, come molti dicono, che ci sono dinamiche tali che co comportano determinate scelte tecniche. E allora significa essere nella confusione più totale e la situazione si fa davvero grave perché, come avete visto, dopo la campagna di gennaio abbiamo sempre detto inizierà un nuovo campionato. È iniziato un nuovo campionato. Il Messina non lo fermi più, per Messina molto uscirà da. probabilmente dalla zona La play-out. Viterbese per la prima volta in L'unità è questo però momento che si è fatta. forse Sì. Kragl si è fatto male, non so le condizioni, però. Comunque, le Per dire. dinamiche. Sì, no, quello che dici, per l'amor di Dio, hai fatto un'analisi coerente, però nello stesso tempo, queste, ammesso che ci siano delle dinamiche che non conosciamo,
Cioè, parliamoci chiaro, tu in questa occasione devi, al di là di tutto quello che ci può essere, che noi tifosi non conosciamo, però devi vincere la partita. Cioè, voglio dire, L'obiettivo è solo uno. l'obiettivo è solo quello. Cioè, se noi stasera vediamo la classifica, guardate che si è fatta preoccupante, perché poi vedi le altre avanzano e noi chiaramente, se dobbiamo stare a sentire, a capire le eventuali cose che succedono all'interno dello spogliatoio, scelte tecniche dell'allenatore, oddio, il tifoso rimane anche un po' perplesso, perché poi ieri sera c'è stata anche una bella contestazione. Ieri sulla, per esempio Sì, sì, sì. sul discorso dell'allenatore, a me ha fatto specie una scena, insomma, quando ho visto Caturano avvicinarsi alla Sì, panchina wow. e Sì, proprio pensato, sì. spronare Raffaele a fare dei cambi, insomma, ad aiutare la squadra. Oppure anche Cioè, quando lo stesso Caturano, dopo che c'erano state le sostituzioni ed era entrato Coda proprio nel Picerno, nessuno sapeva chi marcarlo e Caturano a gran voce ha richiamato Raffaele per sapere la marcatura, quindi anche questo è sinonimo un po' di di confusione. confusione, ma io penso anche un'altra cosa, cioè questa squadra è stata costruita per un 4-3-3, perché Siviglia giocava con un 4-3-3, doveva fare un gioco, diciamo, un bel gioco, poi le cose sono Abbastanza andate, brioso. esatto, le cose sono andate come sono andate. Allora, quando penso io, quando si fa un cambio di allenatore, uno deve proseguire sulla stessa linea, se è coerente, cioè, non, perché prendere Raffaele che fa invece un 3-5-2, un 3-4-3, quello che è. Significa cambiare anche gli interpreti, Stravolgere un po' il tutto. stravolgere un po' la squadra, cambiare gli interpreti, casomai far giocare e adattare qualche giocatore in ruolo suo, e da lì poi iniziano. E poi questa squadra, che abbiamo detto, cioè dei limiti tecnici, dovrebbe appunto con la grinta e Sì, con il cuore sopperire quei limiti che non ma ha. io lo so, Cioè, sì. ieri anche lo stesso Volpe, che a me personalmente non è mai piaciuto come giocatore, però farlo giocare, diciamo, a terzino sinistro quasi. Naturalmente è un ruolo che lui non Evidentemente rende. voleva Non che la si è neanche squadra allenato e poi c'è durante la sempre Polito, settimana. che è un giocatore che non si è capito, insomma. No, ma Non si quello che capisce che tipo di giocatore è dici, Polito. onestamente, anche al di là del Proprio in questo modulo. momento Raffaele è molto Comunque, proprio confuso, dopo, molto confuso. sentendo quello che ha detto sia Mariano sia Salvatore, sono arrivati dei messaggi, sia riguardanti il mercato sia ovviamente il mister. Il primo ci viene dato da Rossoblu che dice: l'inesperienza e incompetenza di Varrà si vede proprio dai cosiddetti rinforzi, completamente diversi rispetto a quelli che senza essere dei fuoriclasse ha trovato il Picerno. Francesco Zitarosa ci saluta e ci lancia una provocazione. Secondo voi, visti i risultati deludenti di mister Raffaele, potrebbe ritornare Mister Siviglia, visto il feeling con Varrà? E Rocco Romaniello ci dice: buonasera a tutti, primo tempo bruttissimo, il secondo iniziato con cattiveria, un buon 1-2 e poi come al solito ci siamo persi a recriminare per un calcio d'angolo. Secondo me errore dell'arbitro e guardaline. Poi, sempre a mio avviso, ho sbagliato qualche sostituzione, tipo Volpe, e collegandomi a Raffaele si vocifera che domani ci sia qualche novità. Mi auguro comunque che Varrà non venga riconfermato come ampiamente ufficializzato. E Gennaro Auletta ci dice: un mercato fallimentare, ieri osservando il numero 88 Gallo, avrà toccato 200 palloni. Spero che la società intervenga e vedo Raffaele in confusione totale. Sono realmente preoccupato. Ma Io sicuramente sul post partita di ieri, insomma, qualche notizia in più ce l'ho, cioè nel senso che praticamente si parla di un vicepresidente molto arrabbiato con Raffaele, che addirittura già il post partita voleva l'esonero di Raffaele. Però poi si pensava appunto anche a un ritorno di Siviglia, però poi lì c'è stato, insomma, un momento magari la di. scelta a caldo sarebbe stata sbagliata. Sì, anche perché poi anche le voci che si facevano su Nocerino, Nocerino, insomma, sembra che abbia rifiutato comunque di allenare la prima Ma poi squadra, sta perché facendo un lavoro lui comunque straordinario facendo un con la lavoro ottimale nazionale. con i giovani sarebbe anche Sì, bruciarsi nel percorso magari esatto. Ma quest'anno. giustamente lui sta proseguendo un bel campionato con la Primavera Comunque Trevi. sembra che Raffaele ci abbia diciamo, fino alla partita di Taranto dovrebbe rimanere Raffaele. Diciamo anche che forse secondo me quello che va detto è che, come avevamo sentito nelle prime conferenze, dimmi se sbaglio anche Lorenzo, è che comunque Raffaele e Macchia erano d'accordo su una fiducia per il mercato. Io penso che questa fiducia
dai nomi che sono stati ufficializzati, forse Raffaele si aspettava qualche altro Sì, ma può innesto. anche essere che lui ha chiesto determinati giocatori e quindi non è stato accontentato Sì, e però probabilmente sono state fatte altre scelte, non però. so se tu sei d'accordo, Lorenzo. Ma non lo so se è legato al mercato questa confusione oppure questo malandare della squadra, perché secondo me Raffaele a prescindere avrebbe accettato Potenza, a prescindere dal mercato, perché era un'occasione per rilanciarsi, Sì. comunque Quindi, veniva da 2 stagioni brutte, quindi vado questo a sì, però Potenza, che è una piazza dove sono ambito, tra virgolette, quindi rilancio senza mercato. sì, questo secondo me hai totalmente ragione, però secondo te, secondo tutti ovviamente coloro che sono all'ascolto e voi qui, mister Raffaele sicuramente sapeva che c'erano dei limiti che andavano arginati, o almeno bloccati. Sapendo questi limiti, secondo voi come può reagire un allenatore quando uno dei suoi perni della difesa viene venduto il 31 gennaio e poi in extremis si trova un giocatore svincolato? Ma sicuramente è chiaro che non ci rimani bene se effettivamente dall'oggi in 24 ore fai fuori un perno come Matino, Però perché non per motivi. sappiamo. Sì, noi parliamo, io almeno per quanto mi No, no, sono riguarda, tutte ipotesi, sono di ovviamente. poco, parliamo da tifosi, però Sì, voglio dire, beh. i vari sostituti, se noi andiamo poi analizzare, come ho capito. Alcuni non giocavano da tempo, vedi Cittadino, era in Sì. fase di recupero, l'altro Rocchi, Rocchi, non esatto. poche giornate con la Sbraga pure. testina, Sbraga. Sbraga, anche se ieri ha dimostrato chiaramente nel primo Nonostante tempo, tutto. però cioè, nonostante tutto ha fatto una gran bella, ha Sì. giocato bene, la sua parte l'ha fatta, peccato che poi alla fine giustamente non ce l'ha Ha fatta dovuto più, ha cedere. Io dovuto sono, cedere. Nicola, sono un po' preoccupato perché quando si fa confusione si rischia di farne ancora di più. Allora, noi fino alla gara col Crotone di mister Raffaele poche cose avremmo potuto obiettare. I numeri erano dalla sua parte. Poi c'è stato, a cavallo di questo periodo in cui mister Raffaele ha avuto anche delle vicende personali, la sconfitta con l'Avellino, la sconfitta pesantissima di Pescara, Quella col Foggia anche prima, dopo prima. quella col Foggia, in un, diciamo, ciclo di partite dove anche Siviglia non aveva preso tanti punti, perché Siviglia con l'Avellino aveva perso, con il Pescara aveva perso, col Foggia aveva pareggiato in Col casa, Picerno aveva col pareggiato. Crotone aveva perso, col Picerno aveva pareggiato da 2-0 a 2-2, come è successo. Tant'è che questa serie di risultati in questo poker di partite portò Siviglia all'esonero. Adesso, pensare che il problema possa essere Raffaele? E allora siamo a cavallo, perché come dico sempre, se il problema è Raffaele, prendi Mariano e la squadra gioca a meraviglia. Cittadino fa il Ma tu metronomo, non credi Cittadino fa il neanche in metronomo. questo? No, io credo che a questo punto alimentare confusione Le polemiche, e chiaramente. polemiche non È sia dannoso, è dannoso. facile. Abbiamo 11 partite alla conclusione del campionato, di queste 11 partite 6 in casa e di queste 6 in casa 3 sono veri e propri scontri diretti. Sì. Taranto, Viterbese, Domenica. Messina. E poi ci aggiungo il fatto che il Catanzaro all'ultima giornata può essere Determinante per il una discorso. partita di quelle in cui il Catanzaro Esattamente. non è motivatissimo a venirsi a giocare la Però lì partita ci della deve essere la motivazione vita. tua. Però ci deve essere motivazione. Adesso, tornando al discorso che facevi in apertura, qui siamo convinti che la squadra è costruita bene, No, Salvatore? vabbè, ma io ripeto, la squadra è costruita male. Allora. Ma perché dal 4-3-3 passare al 3-5-2 significa secondo me stravolgere la squadra. Perfetto. Punto primo. Poi in fase di ad agosto, quando si facevano le famose diciamo, partite amichevole, Esatto. tu non hai mai potuto vedere la vera forza di questa squadra. Altra domanda. È stata potenziata nella misura
in cui andava potenziata? Se tu vai a potenziare, come dicevi tu bene prima, giocatore, tolgo un giocatore, metto un altro stesso ruolo, non è potenziato. No, metto un giocatore dello stesso È lo livello. Il stesso. cittadino che vedo oggi non è molto al di Sì. sopra di Sandri. Il Rocchi che vedo oggi Quello non è che migliore di un qualsiasi altro io... giocatore che Allora... avevamo. Allora, il potenziare una squadra significa mettere a disposizione del tecnico giocatori migliori. Allora io miglioro il mio Il standard livello. di rendimento. Ma un direttore sportivo, scusa, nelle scelte che si fanno a gennaio per un mercato di riparazione, che poi secondo me bisogna solo puntellare la Vabbè, ma squadra a il gennaio. direttore sportivo, ma così Cioè... come la società, sono convinti di avere una buona squadra, che forse non hanno torto, Sì, è però stato detto, bisogna capire come mai non quindi. rende quella squadra, Oh, per quale sono motivo. convinti di avere una buona squadra. Adesso, messi all'opera questi calciatori, Rocchi vi è sembrato il giocatore che potesse potenziare la difesa? No, No, certamente no. purtroppo no. Per Cittadino, quello che no. abbiamo visto, no. Cittadino non ha potenziato il centrocampo e la mia domanda è: perché Raffaele ha sbagliato le scelte nel schierare la squadra da un punto di vista tattico? Allora Cittadino non rende come ci si aspetta perché Raffaele mette male la squadra in campo? Allora Qua. possiamo ragionare, possiamo ragionare. Io ho visto ieri i nostri centrocampisti non sudare la maglia, No, sudarla a vuoto, sudato a vuoto, ma perché questa si è la cosa. correva dietro a Sì, Guerra, si sì. correva Si dietro correva a a vuoto. Gallo Ma a correre a persone. vuoto. Non, io non posso imputare i nostri giocatori, L'impegno. come Sì. giustamente ha detto Caturano a fine partita ai tifosi, noi la maglia la sudiamo, ma una cosa è correre con una logica e una cosa è correre a vuoto. Ma questo Mariano ti fa capire che quando Caturano, come diceva Salvatore, si rivolge alla panchina, cioè è come se avesse Vabbè, fatto non l'allenatore so, in se campo. abbiamo ascoltato le parole di Caturano, allora Cioè, Caturano verso il mister è stato molto deciso, io un come paio di volte per ho visto dire. Caturano, non Sì, solo ieri, in occasione, sì, cioè come dire, ma sì. noi facciamo tanto Bravo, per fare, bravo, bravo. È così. portare la squadra in vantaggio e poi per un non Ma nulla, tanto ieri è ma non stato. attribuendo forse all'allenatore la No, ma responsabilità. Ma già col Caturano sembra Giuliano, anche già col in Giuliano. passato, ha spronato anche i propri compagni a fare di più e a fare meglio. Sì, forse il gesto di Caturano verso la panchina, dice, noi facciamo tanto per fare un gol, per portarci in Poi lo vantaggio, roviniamo poi un tutto. episodio così E poi roviniamo. Sì, poi roviniamo un episodio. tutto. È Però chiaro che quello che. tatticamente il Picerno la gara l'ha cambiata come l'aveva cambiata all'andata. Conoscendo i nostri limiti, cosa ha fatto il mister Con un Longo? episodio. Il mister Longo, sì, Lore, però cosa ha fatto? Ha messo un centrocampista centrale, Codà, esterno, perché lì siamo carenti, assolutamente carenti. Quindi, Esposito. come all'andata, mise a un certo Golfo, punto Golfo, Golfo ed esatto. Esposito, i due esterni, ieri ha fatto la stessa cosa. Sul 2 a Esposito 1 e Codà. ha messo Esposito e Codà sugli esterni, perché lì siamo fragili. Noi come siamo andati a sopperire alla nostra fragilità esterna? Inserendo Inserendo Volpe due e Polito. I due elementi che Volpe, e Del Pinto. no, è Volpe che poverino per quello che riesce a fare, certamente non riesce a fare per niente il difensore. Polito che vedi a sprazzo 10 minuti quarto d'ora, allora ecco perché la domanda è legittimo all'uscita di Sbraga. Era l'unico 10 giocatore minuti. Il per sostituto caratteristiche. naturale, sì. Adesso, come stavo dicendo prima, conosco Raffaele che è un tecnico preparato e non posso pensare che sia talmente in confusione. Mi sorge il dubbio. Vuoi vedere che Legittimo non gioca per altre motivazioni? Cosa lo porti a Allora, cosa fare? chiedo alla società? La società deve capire che l'azienda è una cosa, l'azienda calcio è un'altra cosa. Allora, la società sta lavorando benissimo sotto il profilo della Sì. costruzione azienda, ma adesso io mi sarei aspettato dalla società, in un momento questo così difficile, una bella, non dico conferenza stampa, una bella apertura verso la piazza, dicendo ragazzi, compattiamoci. Legittimo è pronto per giocare, oppure Legittimo non deve giocare perché non ha accettato la rescissione, non ha voluto andarsene, è stato infortunato un anno, non ha accettato la nostra offerta e per punizione non deve giocare. Io ho pensato questo.
Allora, siccome questo non lo penso solo io, ma lo pensano in tanti, cosa buona e giusta sarebbe in questo momento per compattare l'ambiente senza creare altra confusione? Perché torna Siviglia, ma Siviglia, con Siviglia Steffè guarisce, Polito diventa giocatore, Cioè, Del ci Pinto. sarebbero gli stessi problemi. E questi sono i giocatori, ragazzi, il mercato non è Anche chiuso. perché forse un cambio di allenatore a marzo per Ma Seto se non noi lo giusto. diciamo che Steffè non è in condizione di giocare, è in condizione di giocare se viene Siviglia. Se Del Pinto non ha il passo, e ieri avete visto i nostri centrocampisti come erano in difficoltà il primo tempo Non può nel cambiare. rigore, allora cambiamo l'allenatore. Secondo me facciamo una confusione su confusione, Ma a cioè 10 giornate peggio dalla che fine Antonino. sarebbe A 10 giornate dalla problematico. fine, cioè, se il difensore che abbiamo preso al posto di Matino, Rocchi, è quello visto nelle partite precedenti, ma perché con Siviglia questo diventa giocatore di I primissimo? problemi sarebbero Penso gli che la stessi. difesa a 4 farebbe ancora più difficoltà. Con Ma sì, Siviglia allora si non gioca a 4. io Anche perché dico, ritornerebbero i problemi dei terzini. io sono preoccupato Ma del. un'altra domanda, scusate, ma Rillo che fine ha fatto? Che Rillo forse abbiamo parlato ieri a Grillo fine è partita, è indisponibile. infortunato, no, ha Infortunato. confermato, ha detto purtroppo è un'annata nera, ha detto devo andare a Lourdes, ci ho parlato io ieri sera. Col Ah, ma ragazzo. proprio col ragazzo? Sì, usciva dal Viviani, quindi È è infortunato. infortunato. Però in questo momento io mi aspetto che società, squadra, tifosi, più che contestarsi a vicenda, Caturano può dare l'impressione che protesta con Raffaele, Raffaele che può darsi non fa delle scelte logiche perché la società preme. Ecco, tutte queste cose adesso, in un momento in cui è necessario compattarsi, sarebbe bello che ci fosse un'uscita pubblica della società con il tecnico, con l'area tecnica, col capitano, per ricompattare l'ambiente, perché siamo in una fase di campionato Molto delicata. delicatissima, perché alcune squadre col mercato di gennaio hanno cambiato passo e sono migliorate. L'unica squadra che non ha tratto benefici dal mercato è stata l'Andria, che nelle 6 partite con Trocini ha fatto 3 pareggi senza mai segnare un gol, 3-0-0, e poi ha sempre perso, ha fatto un gol in 6 partite. Ma Messina, Viterbese, la stessa Gelbison, adesso Infantino no, non fa gol, però ce l'ha il potenziale, De Sena in attacco, sono squadre che non sono semplici. Noi con queste squadre abbiamo la fortuna di avere il vantaggio negli scontri diretti. Parlo di Gebs, Sì, anche sarebbe se tu riuscissi a non perdere a Torre del Greco, ottimo. sei in vantaggio con la Anche perché se Turris. perdi a Torre del Greco, la Turris va a meno 3. Sì, per questo, però voglio dire, tu hai acquisito, però non credo in questo momento che un cambio di allenatore possa modificare il rendimento di giocatori che sono sotto il rendimento standard. No, la Turris va a meno uno se perdi, eh. Sì, se Ah, perdiamo andiamo a giusto. meno uno, vanno a meno uno rispetto a noi. Ancora più tragico. Allora, Lorenzo, cosa dico? Se noi tutti, tifosi compresi, siamo convinti che questa squadra è costruita male, che ci sono dei calciatori che oltre un certo standard Non non riescono ad possono andare. andare, non si modifica questa cosa cambiando allenatore. Questa cosa si Certo, io sono d'accordo. modifica compattando l'ambiente. Ieri ho visto Murano. Murano è entrato benissimo in partita. Sì, ha fatto una bella Però nel discesa, sì. momento in cui hai cambiato modulo, Murano non potrà giocare, perché se giochi col 3-5-2, puoi togliere De Grazia che ha fatto 6 gol o Caturano che ne ha fatti 13? Penso di no. Quindi Murano, però ieri Murano è entrato benissimo. Murano ha creato 3 palle gol Assolutamente. limpide da Le solo. sue azioni in Oh. profondità. Allora noi dobbiamo lavorare, secondo me, cercando di compattarci. Abbiamo 6 gare interne, stavo dicendo, Taranto, Viterbese e Messina. Basterebbe, e non è facile perché a Taranto a fargli gol È è un'impresa, complicatissimo. però sono quelle 3 partite che se tu riuscissi, giocandole in casa, a prendere il bottino pieno, sei all'80% Sì, dell'opera. ma Perché su questo poi, abbastanza ripeto, hai l'ultima partita col Catanzaro, che può essere una partita. E poi hai le altre due interne con Monopoli e US Api. Ci metto le sconfitte fuori, ma se sei partito in casa, 4 vittorie, se le fai, sei alla soglia della salvezza. Da dire, e chiudo, Nico, No. i 42 punti che servivano 3-4 domeniche fa restano 42 Aumentano. o aumentano? Questa perché le Non altre stanno andando No, forte. perché è vero che adesso ci sono gli scontri diretti. Però guardando i risultati ieri, il Giuliano sbaglia il rigore con un centrocampista in porta.
rigore sono, sbagliato da Salvemini. Salvemini, è chiaro. Ci sono tanti episodi che ti girano e ti remano contro. L'errore dell'arbitro ieri non è stato, Lorenzo, solo l'errore del calcio d'angolo. C'è un calcio d'angolo che non esiste. Fai riprendere il gioco con 6 giocatori e tu sai benissimo che di solito l'arbitro finisce di, anche quando ferma il gioco in area di rigore, mica fa battere il calcio d'angolo mentre discute con i calciatori. Ferma il gioco, va a discutere con i calciatori che stanno facendo battibecco e c'è stato un errore, c'è stato un errore ancora, poteva andare a disturbarlo. Però poi c'è stato un ulteriore errore proprio con Codà, perché Codà quando è stato ammonito per fallo da dietro in ripartenza su Volpe, sì, immediatamente dopo ha sparato il pallone contro i tabelloni pubblicitari. Quindi sarebbe stato doppio giallo. E se applichi il regolamento, ma non è per fare vittimismo. Comunque, Maria, però, comunque... Sì, sì, allora, però cioè, si sa che è espulsione di Armini, se dobbiamo dirla, perché Armini ha fatto un fallaccio il primo tempo. Allora io, ho fatto l'arbitro. Pure io ho fatto un buon arbitro. Un buon arbitro non è quello che compensa un errore con un altro errore. Indubbiamente. Allora, indubbiamente. L'espulsione di Armini c'era, espellilo. Cioè, se non l'hai fatto e fai un errore. Poi, siccome non hai espulso Armini, che fai? Dai un calcio d'angolo che non c'è. Cioè, non si poi deve lo fai battere con la legge del taglio. No, diciamo un buon arbitro, nel momento in cui fa un errore, semmai è cosciente di averlo fatto, lo deve cancellare. Perché sennò può fare il fallo Paolo e dico: no, siccome quello non l'ho cacciato, ma adesso Paolo non lo caccio manca due, quell'altro non lo ammonisco perché non ha ammonito quella. Non beh, si crea una catena, che, però alla fine pensandoci è la catena che si è creata. Non ieri. Sono arbitri, come non è arbitro l'arbitro di Crotone, perché se tu non hai il coraggio di dare un rigore al 92esimo contro il Crotone al Potenza, dimostri che non puoi fare l'arbitro. Sì, lì è stato eclatante. Cioè, ma non eclatante. Io penso che il regolamento. Quello che direi io è che non ha avuto coraggio. Adesso ci dobbiamo proiettare in vista della partita con la Turris. Sì. Prima di sentire anche quello che ha il corrispondente da dirci fra una decina di minuti, vorrei sapere anche quello che ha da dirci Lorenzo. Però prima di questo lancerei il nostro spot pubblicitario. Siamo quindi, come ho detto, la partita con la Turris che ci sarà domenica è fondamentale. Noi più o meno in studio abbiamo detto quello che ci aspettiamo, la grinta, la voglia e soprattutto vedere una reazione. Invece tu cosa ti aspetti, Lorenzo? Cosa pensi di vedere da questa partita? No, io ho detto prima qualcosina sulla partita di ieri. Posso aggiungere che l'arbitro secondo me non c'entra sul pareggio del Potenza. Gli episodi ci sono stati da una parte e dall'altra, mi aggancio al tema che ha discusso adesso Mariano. Sì. Poi con la Turis è una finale che va a giocare un campo difficile, un ambiente difficile, perché la Turis non viene anche la Turis da un buon momento e deve riscattarsi in casa. Partita tirata, è partita molto bene. Sì. Partita bene la Turis, però poi cala, partita difficile. E poi lancio un quesito anche a voi, così mi dite cosa ne pensate. Può essere che manca in campo qualcuno che conosce bene la piazza? Questo è... Parte Murano, che è arrivato da poco. Tu dici, parli di calciatori? Sì, perché l'anno scorso per esempio avevamo Coccia, che comunque 5 stagioni l'aveva fatta, potente, avevamo Ricci, Salvemini che ha fatto 3 stagioni. Coppola. Matino, che è andato via. Cioè tu pensi che a livello ambientale i calciatori, cioè che ci sia un leader? No, secondo me quello che vuole dire Lorenzo è che serve qualcuno all'interno del gruppo che faccia capire l'animo e soprattutto il valore. Allora, io in settimana ho fatto gli auguri a Peppino Catalano per il suo ritorno nel Potenza. Il Potenza non lo ha ancora ufficializzato.
che io sappia, Peppino Catalano, preparatore dei portieri, persona seria, preparata, potrebbe essere un elemento fondamentale per affiancare Raffaele e poter essere, chiamiamolo così, il referente della piazza. Della piazza, esatto. Non necessariamente deve essere un calciatore. E la società non l'ha ufficializzato, che io sappia, è a tutti gli effetti all'interno dello staff. Ieri era già con il completo del Potenza. No, per bello, poi, perché non è stato tribuna. Perché non è stato ufficializzato, non è stato fatto un passaggio, questo non lo so. Però Peppino Catalano è, può essere uno di questi elementi, Lorenzo, a cui tu fai riferimento. Non sempre in una squadra, perché se ricordate il primo anno di Serie D non c'era un calciatore. Vabbè, quello è logico. Di Potenza. C'era solo Esposito. I risultati che aveva già giocato. I risultati però creano il giocattolo e la mancanza di risultati lo distruggono. Ma questo possiamo. Questa è una squadra un po' slegata dalla città, perché anche, sì, anche la società si è preoccupata di fare un ragionamento con la provincia, di fare un ragionamento con le associazioni, ma di entrare nel cuore dei tifosi ha un po' trascurato qualche passaggio. E su questo io ne ho parlato. Sì, però io a livello tecnico, io parlo all'interno della squadra calcio, cioè i calciatori in questo momento, l'ambiente è compatto, cioè c'è armonia tra di loro, non vorrei che poi... Ieri parlando con addetti allo spogliatoio, ai lavori, ieri c'erano giocatori del Potenza in lacrime a fine gara, giocatori arrabbiati, perché... Quindi. Ma è giusto che sia così. Noi forse abbiamo dormito poche ore, no? Pensando. Allora, credo che anche un calciatore che indossa una maglia non ha nessun interesse a indossarla senza impegnarsi, perché ne va del suo futuro, del suo contratto, del suo portafoglio. Ma sicuramente. Quindi io non credo al fatto che un giocatore non si impegni. Un giocatore fa quello che è nelle sue corde. E per questo dico che la squadra probabilmente è stata costruita male, con un'idea di gioco, con un'idea tattica, con un'idea che anche certi calciatori potessero rendere per quelle che erano le aspettative. Così non è stato. Non è stato per Del Pinto, non è stato per Legittimo, non è stato per Polito, non è stato per Steffè, non è stato per Del Sole. Ecco perché sono preoccupato che adesso tutti si accalcano a chiedere l'esonero di Raffaele. Facciamo attenzione, perché di confusione se ne fa ma tanto. Sarebbe peggio. Oggi la Gelbison ha sostituito l'allenatore, è tornato a anche il Crotone, ha esonerato l'allenatore. Ma stiamo parlando di realtà ben diverse. La Gelbison vive di 50 spettatori, non ha le pressioni che abbiamo noi. Far venire oggi un allenatore, anche lo stesso Siviglia, affamato di dimostrare che il suo aveva ragione, ma rischiamo di fare un macello. Raffaele è un allenatore per questa categoria di prima fascia, ha avuto un momento di difficoltà, la società deve capire che non ha messo a disposizione di Raffaele una squadra che è solo dietro al Catanzaro e al Crotone. E quindi bisogna compattare l'ambiente. Questa è una squadra anche costruita con giocatori probabilmente non abituati a lottare per certi obiettivi. Posizione in classifica. Si tratta di, io ripeto, questo è il momento per compattarsi, perché abbiamo 6 gare in casa da capitalizzare al massimo. Poi quei punti che dovessero venire in trasferta ben vengano, a cominciare da Torre del Greco. Esatto. Adesso ascolteremo anche da Torre del Greco qual è la situazione, però io non cavalcherei l'onda del malessere, perché non ce n'è. C'è un messaggio dall'ufficio stampa, se lo vuoi leggere. Se me lo giri, sì. Con la ripresa, no, vabbè, la leggo io se vuoi. La ripresa verso la Turis, il Potenza riprende gli allenamenti domani alle ore 15. Ingresso libero a Sfante Tifosi. Okay. Va bene, stavo dicendo, io sono più per cercare di trovare la giusta unione. Per... Un terzo allenatore cosa farebbe? Che cosa non capirebbe? Spero. Cioè, onestamente, 10 giorni alla fine, dove ora è un momento particolare anche per cercare se sei effettivamente
carne o pesce, cioè devi dire devi dimostrare effettivamente di dare il massimo. Ieri sentivo anche tante discussioni sul famoso discorso del minutaggio. Adesso Girasole è under, deve giocare o non deve giocare? Gioca, perché è il migliore. E che sia under è relativo. Thalia gioca non perché è under, gioca perché fra i centrocampisti che abbiamo è uno dei migliori. Gasparini tra i due portieri è il migliore, ok? Quindi anche il discorso del minutaggio è un falso problema. Noi sono venuti meno, lo diciamo da settimane, gli over sono venuti meno quei giocatori, sì, che dovevano, e fra questi anche quelli che sono arrivati a gennaio. Sì, Asmanovic, un buon giocatore, ma non ha alzato il livello qualitativo. Non fa il salto di qualità. Rocchi sarà un buon giocatore, ma probabilmente se gioca in mezzo a Josa e Emerson, ma non può essere il leader. Il problema di una difesa è sempre lì, Mariano. Allora, il mercato di gennaio che è stato fallimentare, purtroppo. Murano, che ritengo. Giocatori presi giusto per. Adesso non può giocare perché giochiamo col 3-5-2, e che abbiamo visto che con i tre davanti siamo in grossa difficoltà. Quindi teniamoci buono anche Murano, perché Murano ci tornerà utile in questo finale, sì, di campionato, perché Murano è giocatore, lo ha dimostrato anche ieri. Il nostro problema in questo momento è trovare una quadratura in difesa sugli esterni, cercare un equilibrio a centrocampo e giocare con quegli esterni il più possibile. Cioè, questa squadra ha bisogno di giocare con uomini che abbiano, dico, un ruolo da titolare inamovibile, però ripeto, la confusione è tanta. E a centrocampo o trovare un modulo o trovare gli uomini che possono offrire maggiori garanzie per avere un centrocampo che protegga la difesa. Che protegga la difesa, perché una squadra che si deve salvare e che fra i migliori attacchi del girone, che segna 2 gol a partita e non riesce a portare una vittoria a casa, è grave, perché le squadre che si salvano, vedete il Taranto non fa un gol, ma se lo fa non ne prende e ti salvi. Ma in effetti la difesa è importante, noi abbiamo 2 cannonieri del campionato, Caturano e De Grazia. Poi anche la squadra che viene ogni tanto anche stravolta, cioè vedi, molte volte si cambia squadra, il centrocampo non è mai quello, vedi, molte volte cambi, fai giocare qualcun altro, entra il sole, poi esce fuori, non lo so, vabbè, io non sono un tecnico, però ci sono tante cose da rivedere, insomma, cioè la squadra molte volte viene cambiata. Io direi che quindi, come dire, abbiamo fatto un sunto di quello che è accaduto in settimana e di quello che è accaduto e ha portato a quanto è accaduto adesso. Io ringrazio Lorenzo per essere stato con noi. Grazie a voi. Lunedì prossimo ti aspettiamo qui, perché Lorenzo, servi tu per sistemare questa situazione, secondo me. Wow. Allora, se vogliamo ascoltare il corrispondente del Greco, quindi Lorenzo, ci risentiamo lunedì e poi ci dirai tu. Non so se vuoi dare un pronostico per domenica o rimani nel silenzio e ci sentiamo. Adesso ascoltiamo un po' da Torre del Greco cosa hanno da dirci. Ciao Lorenzo, ciao. Quindi sentiamo da Torre del Greco cosa hanno da dirci, qual è la situazione e soprattutto cosa si aspettano loro da questa partita, qual è il clima e quello che potrebbe accadere, perché comunque è una partita che è fondamentale per tutti. E anche la Turis. Buonasera Michele. Buonasera, mi senti? Sì. Ciao Michele, buonasera. Okay. Grazie per essere con noi. Michele, buonasera. Tu dicevamo oggi quando ci siamo sentiti che sei corrispondente di Tutto C, quindi conosci, come si dice, a menadito questo campionato. Allora, prima di addentrarci in quella che sarà la gara di domenica prossima tra Potenza e Turris, cosa è accaduto dopo questo mercato di gennaio, soprattutto in coda? Ci sono stati stravolgimenti. Che idea hai di questo nuovo campionato che è iniziato? Beh, è stato forse una delle sessioni di gennaio migliori degli ultimi anni, levati gli anni sotto che ha colpito la pandemia,
ma più quello che sbalordisce un po' tutti sono i colpi che, come detto, sono stati fatti in coda alla classifica. Troviamo squadre come il Messina, che chiamano giocatori del calibro di Kragl, di Perez, tutti giocatori che comunque sono abituati a un'altissima Serie C. Kragl ha giocato anche in Serie B ad Sì. altissimi livelli. C'è una Viterbese che ogni anno, nella seconda parte di stagione, ha sempre questa nuova linfa, un nuovo verbo, come è successo l'anno scorso. Anche quest'anno, con la vittoria di col Catanzaro ieri, ha dato una bella botta alla classifica. La Turris, anche chiamata per forza a dover toccare il mercato dopo questa prima parte di stagione. Diciamo che quest'anno nessuno davvero vuole retrocedere più che mai, perché se si va a vedere la classifica in fondo ci sono stravolgimenti ogni settimana. Ora c'è questo piccolo gap di 4 punti tra la zona salvezza, salvezza e la zona playout, che però, per come sta andando questo campionato, può durare anche 2 settimane, ci troviamo di nuovo 3 o 4 squadre allo stesso punteggio, come c'è stato fino a qualche settimana fa. A Torre del Greco cosa è avvenuto sul mercato di preciso? Che operazioni ha portato a casa la Turris? La Turris ha provato innanzitutto a levare gli esuberi, che dovevano essere i nuovi acquisti che erano arrivati quest'anno, che non hanno convinto. C'è stata Ardizzone che è stato mandato a Lecco in cambio di Maldonado. Si è provato più volte a cercarsi di levare anche la pratica Tugurdò, ma Tugurdò ha rifiutato ogni tipo di proposta ed è rimasto solo il greco. Turris è, diciamo, rafforzata perché comunque arriva Guida dal Taranto, anche se Guida era oramai messo alla porta da Capuano. Infatti ci sono stati discreti anche post trasferimento tra l'allenatore e l'attaccante nativo di Torre Annunziata. È arrivato Daniele Franco, che è un ritorno che era stato dato proprio dalla Turris quest'estate all'Avellino, e soprattutto è arrivato anche Miceli dal Francavilla, e Francavilla comunque ha fatto una piccola rivoluzione levando, diciamo, le pedine grosse, affidandosi a nuova, diciamo, a nuova linfa. Indubbiamente questo ha fatto sì che la Turista ha avuto qualche spunto, naturalmente stando anche dall'allenatore, perché diciamo che Fontana è arrivato con la prima partita di gennaio. Indubbiamente la Turista si è rafforzata, ora però deve dimostrare sul campo che si è rafforzata però. Ecco, la sconfitta di ieri della Turris chiaramente mette in condizione la Turris di giocarsi questa partita contro il Potenza, diciamo alla morte, per usare un eufemismo. La Turris, diciamo che è chiamata a giocare la morte quasi da un mese a questa parte. C'è riuscita in alcuni casi, come col Monterosi, non questa domenica, quella precedente. Era chiamata a fare la partita alla morte anche ieri, però si sono visti tanti passi all'indietro rispetto alla vittoria col Monterosi. Diciamo che è una valvola impazzita quella di questa nuova Turris. Indubbiamente non può, deve, può permettersi di perdere altri punti, però non riesce a trovare quella quadra che fa sì di portare il punteggio, il risultato. Levata la vittoria con Monterosi, che ti ripeto, di 2 settimane fa, con Fontana erano arrivati solamente dei pareggi e delle sconfitte a Catanzaro, a Monopoli. Quindi diciamo che questa valvola non riesce a girare nel senso giusto, ecco. Michele, innanzitutto buonasera, ti volevo fare una domanda. Allora, sappiamo che in Serie C, soprattutto nel nostro girone, nelle squadre proprio del sud, si vive il calcio con una maniera differente rispetto agli altri gironi. Noi sappiamo benissimo qual è adesso la situazione a Potenza, questi risultati un po' traballanti, molta confusione, un po' di rabbia. Invece a Torre del Greco, i tifosi e l'ambiente in generale, come vivono questo momento e cosa si aspettano da questo finale di stagione? L'ambiente a Torre, diciamo che è rovente dal primo giorno di questa stagione. All'inizio era in senso positivo. Dopo l'ultima partita di dicembre, quella col Foggia, è arrivata la contestazione dei tifosi. Da lì si è scatenato un po' il finimondo, perché culminato anche con lo striscione a Catanzaro, dove i tifosi incitavano via tutti, tra cui il presidente, prendendo la palla a balzo, ha fatto uscire un comunicato il giorno dopo dicendo che a fine stagione sarebbe dimesso. Diciamo che la situazione a Torre è che si doveva vivere una stagione completamente differente e totalmente ad altre posizioni. Basta vedere la squadra all'inizio anno, Sì. pensare che si troverebbero ora in zona playout, ti prenderebbero per pazzo, lo dicevi già a settembre. Il problema è che così, la situazione è così, i tifosi, diciamo, sono divisi tra chi vuole via tutti, chi vuole rimanere uniti, chi vuole il presidente che rimanga dopo alla fine di questa stagione. Diciamo, è un ambiente un po' spaccato, che però vira dalla soluzione del quest'anno la Turis è stata una grossa delusione, ecco. Sì, diciamo che è quella che è un po' la Sì. chiave del nostro girone. Le squadre vengono anche costruite bene, però poi sul campo, soprattutto in questa categoria, è difficile pensare solo ai nomi e al Cambia blasone della tanti squadra. allenatori, se non sbaglio. Sì, basta vedere anche i vari esoneri che sono stati Sono fatti nel corso dell'anno. E come ultima cosa, prima di chiudere, Michele, volevo sapere, in casa Turris,
C'è stata l'espulsione di Dinunzio, se non sbaglio, ma oltre a lui, quali saranno le altre defezioni che avrà la Turris? Di defezioni, cioè, sicuramente Tugurdò che diciamo separato in casa, è convocato dalla squadra, ma Non gioca è mai. convocato perché ormai la rottura con la società è grossa, anche perché il DS Piedipalumbo è uscito in un'intervista a fine gennaio dicendo proprio che Tugurdò non ha voluto collaborare per nulla per un'eventuale cessione, quindi ormai la spaccatura è evidente. L'unico, poi c'è Tirò che comunque lotta, che è arrivato dal Crotone un paio di settimane fa, che lotta con una pubalgia, quindi è assente. E il dubbio anche c'è per Rizzo, che è uscito malconcio dalla partita di ieri. Quindi questi dovrebbero essere i pezzi In dubbio. mancanti. Quindi Michele, ti ringraziamo per essere stato con noi, ovviamente ci risentiremo e ti ringraziamo per averci dato un quadro di quello che è la situazione a Torre e in bocca al lupo quindi per la partita di domenica. In bocca al lupo e grazie ancora a voi. Ciao Michele, ciao, Ciao, buonasera. buonasera. Ciao. Ciao. Allora, ci sono diversi messaggi intanto per ascoltare alcune curiosità, Sì. alcuni dati sul Potenza raccolti da Enzo. Dice Giancarlo Sanza, abbiamo un centrocampo da categoria allievi e un mister in confusione. Rocco Romaniello, tutto il primo tempo bruttissimo, l'avevamo già letto, recriminazioni su calcio Sì, d'angolo, diciamo, errore dell'arbitro, esatto. guardialine, poi ha sbagliato qualche sostituzione il mister. Si dice anche che confusione totale, più di 20 formazioni iniziale. Poi sono d'accordo con Mariano, dice Giovanni Catalano, che cambiare allenatore servirebbe a ben poco. Gerardo Gallicchio dice ricompattarsi, l'unica soluzione è quella e il resto non serve a nulla. Certi giocatori over hanno deluso alla grande, ma ormai è tardi per recriminare. Quindi diciamo che si sa che. Diciamo, ci sono diverse posizioni. Luca Marino, a parte i complimenti per la trasmissione, credo si debba uscire da alcuni equivoci. Società, Varrà e giocatori non all'altezza della piazza e della storia del Potenza. Rino Auletta, l'abbiamo letto, mercato fallimentare, un giocatore come Gallo che ha toccato 200 palloni. A Rino dico che Rino è espertissimo di calcio. Giocato a Che pallone. Gallo ha giocato 200 palloni anche perché glielo abbiamo consentito, Se non sbaglio. perché Gallo aveva degli spazi. È vero che rispetto ai nostri centrocampisti, Gallo non gioca mai di spalle alla sua porta, va a prendere la palla ai 20 metri, è il classico metronomo di centrocampo, ha un passo rapido, cose che Però è a stato noi. fatto perché noi l'abbiamo permesso, noi Potenza abbiamo Sì, permesso col questo gioco. centrocampo di ieri, Logoluso e Cittadino sono stati in balia per 45 minuti del gioco della Turris, Sì. cosa che non mi sarei aspettato perché dopo la bruttissima prova di Pescara mi sarei aspettato un Potenza che prendesse in mano le redini del gioco, che dettasse i tempi del gioco, con Cittadino che facesse quello che ha fatto Gallo. E invece abbiamo visto una squadra, poi dopo il Poi 2-0. stasera, ecco, parlando come ha fatto poco fa Paolo, cioè, ci siamo preoccupati, sperando che qualche giocatore della Turris sia fuori uso, perché vogliamo Ormai, che non abbia. ormai, almeno dato che noi abbiamo molte Chissà, più problematiche. assenze ci sono, e questo Ma no, fa. quando le cose non vanno ti attacchi a tutto. Sì, Come no, ieri sono d'accordo. ascoltavamo con Salvatore il rigore del Giuliano contro il Sì. Monterosi, Con il centrocampista che para sperando che che segnasse il sono rigore. Salvemini Cioè, ormai segnasse. Ti appelli a ogni cosa, io insomma. avevo paura di Viterbese Catanzaro perché in un campionato capita sempre che anche Il passo falso. la squadra più forte possa avere quella battuta d'arresto. Ed è capitato a Viterbo, fosse capitata a Cerignola, dico per dire, o ad Avellino sarebbe stato Oh, indolore per noi. Mariano, Quindi, domani riprendono gli io direi che allenamenti, vediamo. esatto, adesso Oh, dai, riprendono gli forse. allenamenti. Vediamo con Come uno abbiamo spirito detto, la diverso. confusione è tanta, adesso dobbiamo pensare, non possiamo Sì. più recriminare, dobbiamo solo pensare Stare vicini alla a quello che squadra, accadrà. E quindi io a chiaramente. questo punto direi che, come dire, noi abbiamo cercato di trovare un sunto a tutto. Ringrazio Mariano, Non sono, ascoltiamo Enzo? non riusciamo per tempistiche, magari Oh. risentiremo Enzo, Dispiace, colpa mia, mannaggia. ris no, vabbè, risentiremo.
Il tempo purtroppo è questo, risentiremo però certamente Enzo lunedì prossimo per le prossime partite e per i Tra prossimi i tanti impegni. dati che aveva Enzo a disposizione, ce n'è uno che è importantissimo, Paolo. Questa è una squadra che ha fatto gol con Caturano, Emausso, che non c'è più, Di Grazia Grazie. e Del Sole. Qualche gol l'hanno fatto Matino e Girasole. Sì, difensore. Abbiamo centrocampisti, Che non segnano il mai. centrocampo che non Non segna. calciamo mai da fuori Qua. area, per questo ero curioso di ascoltare tutte le curiosità che aveva Enzo. Non abbiamo centrocampisti in grado di Tirato in porta, insomma. tirare dalla Comunque, distanza, di battere questo. calci di punizione, di entrare in area, di prendere l'iniziativa e Gli creare. ostacoli Dobbiamo proprio. fare una puntata apposta Comunque, no, no, questo No, queste sono comunque, valutazioni importanti sì, perché questo è giusto quello immaginate se che. noi non avessimo avuto il bomber del campionato, avessimo avuto un attaccante No, però normale facilissimo. questo che dici tu è giusto, però a questo punto tu l'hai lanciato come spoiler, adesso lo diremo lunedì prossimo con Enzo, ci darà questo dato e ci spiegherà Ma bene. questi dati cambieranno perché noi a Torre Greca segneranno Ah, i quindi centrocampisti. tu l'hai voluto dire proprio per spronare il centrocampo a Perché qua segnare. domenica segna Cittadini, segna Logoluso, Qui segna sotto il problema. Soffre, segna Laribi, abbiamo Quindi, quindi diciamo che risolto. con questa chicca finale di Mariano possiamo chiudere. Vi ringrazio per essere stati con noi, ringrazio tutti coloro che sono stati all'ascolto, ringrazio anche Lorenzo che è stato con noi e riavremo lunedì prossimo qui in presenza. La trasmissione può essere rivista sia su Facebook che su YouTube, a maggior ragione se la profezia di Mariano si avverrà. Quindi, che dire, noi siamo sempre qui in prima linea a cercare di trovare una soluzione a quello che è successo. Come diciamo sempre, oggi più che mai, forza potenza. Buona serata. Buonasera, Buonasera. sempre. Buonasera.